Un accordo tra Sondrio e Brescia per migliorare il trasporto pubblico locale in vista delle Olimpiadi. Si interverrà sulla qualità, sulla quantità e sull'accessibilità della mobilità pubblica su gomma attraverso il potenziamento dei servizi sull'asse Aprica-Edolo con Tirano e Ponte di Legno per proseguire il viaggio verso l'Alta Valtellina, la Svizzera, Sondrio, Lecco e Milano sul fronte valtellinese verso Brescia e Bergamo su quello Camuno. Uno schema già definito che concretizza il contenuto del protocollo d'intesa sottoscritto nel 2022 tra le agenzie del trasporto pubblico locale di Sondrio e di Brescia, finalizzato a sviluppare il progetto per pianificare servizi in vista dei Giochi Milano Cortina 2026. Il progetto e i suoi sviluppi sono stati al centro dell'incontro tra le due agenzie del TPL di Sondrio e di Brescia, che si è tenuto nei giorni scorsi all'Aprica, tra i presidenti Giovanni Gianotti e Giancarlo Gentilini e i direttori Quirino Gianoli e Massimo Lazzarini. Un ruolo rilevante assunto dalla connessione fra il trasporto pubblico su gomma e le linee ferroviarie esistenti, la Tirano-Sondrio-Milano su un fronte, la Brescia-Iseo-Edolo sull'altro. Le due agenzie hanno condiviso uno schema di potenziamento dei servizi che verrà sottoposto a Regione Lombardia. Il territorio dovrà farsi trovare pronto a gestire un flusso di persone straordinario, garantendo efficienza e sostenibilità, spiega il presidente sondrese Gianotti. In quest'ottica si colloca il rafforzamento della collaborazione già in atto con l'Agenzia di Brescia, che ci consentirà di migliorare i collegamenti con uno snodo fondamentale, qual è quello della Val Camonica. Il bresciano Gentilini sottolinea che l'obiettivo di consolidare una rete di trasporti efficiente, affidabile e ambientalmente sostenibile ha visto le due agenzie lavorare fianco a fianco. Settembre, tempo di ricominciare anche per i ragazzi che prenderanno parte alla scuola di musica della Filarmonica di Morbegno. La ripresa ovviamente coincide con la ripresa scolastica, con tutti gli impegni che i ragazzi hanno a livello scolastico e quindi subito a settembre si inizia di nuovo a fare l'attività presso la nostra sede. Oltre agli allievi della scuola di musica ci sono ovviamente le convenzioni che abbiamo con le scuole locali, elementari e medie, dove iniziamo l'attività propedeutica, quindi quei ragazzi dai 5-6 anni che cominciano a affacciarsi fanno un'attività di musica propedeutica, ai suoni, alla percezione dei suoni, alle attitudini musicali, per poi svilupparsi fino alla crescita musicale che li porterà all'interno della scuola di musica a diventare dei veri suonatori e poi diventare l'organico effettivo della filarmonica. Questi allievi l'anno scorso sono stati intorno al centinaio, quindi quest'anno pensiamo di riconfermare tutti questi numeri. Il direttore della nostra scuola è il nostro maestro Eugenio Rigoni, che è coadiuvato da uno staff di una quindicina di insegnanti che si alternano tutto l'anno e quindi riescono a portare avanti questa attività con molta professionalità. Noi qui a Morbegno inizieremo verso metà settembre l'attività della scuola e con molti dei ragazzi che hanno già frequentato il CEM e abbiamo tutte le classi con tutti gli strumenti dell'ensemble di fiati e quindi riprendiamo con tutte le attività e la programmazione dei concerti, abbiamo già tutta la stagione programmata. È tornata a suonare la campanella per 22.878 studenti delle scuole della provincia di Sondrio, un numero che si discosta di poche unità rispetto a quello del 2022-2023 e che vede in Valtellina e Valchiavenna 2.697 bambini all'infanzia, 7.426 alla primaria, 4.890 alla secondaria di primo grado e 7.856 negli istituti superiori. Tra questi, 700 studenti hanno una disabilità. A questi numeri si aggiungono quelli delle scuole paritarie che in provincia di Sondrio raccolgono dall'infanzia alle medie 1.315 bambini e ragazzi, di cui 15 con disabilità. Analizzando le scelte delle famiglie per le iscrizioni 2023-2024, a Sondrio per la primaria si preferiscono il tempo pieno di 40 ore settimanali o il tempo scuola fino a 30 ore, scelti dal 78%. Nel 97% dei casi il tempo scuola di 30 ore è preferito per i ragazzi delle medie.
Tra gli istituti superiori, in Valtellina e Valchiavenna, la scelta degli studenti che affrontano il primo anno si divide in gran parte tra i licei, 41,4%, e gli istituti tecnici, 39,7%. Il 19% dei ragazzi ha scelto invece istituti professionali. Con la prima campanella suonata oggi, in Valtellina hanno ripreso a circolare anche i treni lungo tutta la tratta da Colico a Tirano, dopo che nei mesi estivi sono stati realizzati i lavori di miglioramento infrastrutturale conclusi lunedì 11 settembre. La Morbegno Turistica parte da un logo e da un sito internet, claim della campagna di comunicazione realizzata da Sviluppo Creativo, L'Arte nel Gusto. Morbegno ha tutte le opportunità e le caratteristiche per diventare una destinazione turistica. Non dimentichiamoci che è la città alle porte della Valtellina. Per questo abbiamo prima di tutto pensato a una nuova identità visiva di Morbegno, che si sintetizza con un nuovo logo. Morbegno è la città dell'arte, della storia, del gusto, del vivere bene, e questo nuovo logo sintetizza proprio tutto questo. Nel logo noi troviamo stilizzato il Palazzo Malacrida, che rappresenta il gioiello architettonico di Morbegno, il Ponte di Ganda, che rappresenta la storia, e troviamo stilizzato il gusto, il saper vivere di Morbegno in questo mezzo bicchiere, al cui interno troviamo il profilo delle nostre montagne, quindi questo ambiente meraviglioso che permette il buon vivere, e anche la fetta di formaggio. Questa scelta perché? Perché Morbegno è la città delle cantine, e quest'anno Morbegno è stata insignita del titolo di Città del Formaggio 2023. E poi ovviamente troviamo stilizzato un violoncello che rappresenta appunto la cultura e soprattutto anche la musica, perché Morbegno, grazie al suo auditorium, è città della musica. A veicolare logo, immagini e opportunità turistiche della città sarà la piattaforma di prossima creazione Visit Morbegno, di cui è già stata presentata la parte dedicata a Palazzo Malacrida. Un palazzo che verrà raccontato con immagini fortemente accattivanti, dove appunto troveremo la storia del palazzo, della sua pittura, la sua architettura, ma dove troveremo anche la possibilità di prenotare le visite guidate, e anche questo è un passo avanti nella digitalizzazione delle offerte del nostro territorio. Io non sono mica qui come attrice? Ah no? No, io sono qui come balletta. Ah. No, io lo so che per carità sono magari lievemente fuori età, no? Ma di poco. Però sapete come siamo le donne dentro, come ci sentiamo giovani? Ecco, guardi, io al massimo, signora Agosta, mi sento tra i 20, 22 anni al massimo, di conseguenza sono perfetta nel ruolo della balletta. Torna anche quest'anno la stagione teatrale. Quali gli eventi e l'impegno del comune? Beh, l'impegno del comune è molto forte, perché dal 2015, quando abbiamo inaugurato il teatro sociale nella sua veste rinnovata, si va avanti e ci si impegna per offrire ai cittadini dei momenti di riflessione culturale importanti e delle occasioni di condivisione di emozioni. Partiremo sempre con l'opera, quindi con il Don Giovanni quest'anno, e avremo anche come momento musicale quello dell'operetta il 29 di febbraio. All'interno di questi, diciamo, due momenti musicali si sviluppano poi 10 appuntamenti di prosa, che sono molto ricchi, vanno da Molière fino ad autori del Novecento, molto significativi su vari aspetti. Due dati tecnici per il pubblico per aderire. Dal 9 di settembre c'è la possibilità di rinnovare l'abbonamento per i vecchi abbonati, oppure prendere degli abbonamenti nuovi. Sul sito di Visita Sondrio ci sono tutte le informazioni necessarie. Poi dal 18 di ottobre chi vuole prendere dei biglietti singoli potrà iniziare a prenotare. Il teatro è così infinitamente affascinante perché è così casuale, è come la vita.
Questa è una frase di Arthur Miller, che è stato il nostro fil rouge della stagione, delle scelte che abbiamo fatto io e l'assessore Fratta. Un cartellone ricchissimo con Massimo Popolizio, con Stivalaccio Teatro, con Emilio Solfrizzi che per la prima volta viene qua, con Peter Stein e la Maddalena Crippa. Poi abbiamo Giovanni Scifoni, reduce del successo del serial televisivo Doc, che ci racconterà la storia di San Francesco. Abbiamo due ospiti d'eccezione insieme, Franco Branciaroli e Umberto Orsini, che faranno I ragazzi irresistibili. Abbiamo Trappola per topi, protagonista Ettore Bassi, Moni Ovadia che farà Stasera una cattedrale. Festeggiamo anche il centenario della Maria Brasca, quindi Giovanni Testori, Lombardo. E poi ci sarà l'immancabile musical Piccole donne quest'anno, e chiuderà la stagione degli abbonamenti. Grande concerto per i più giovani, Queen Rhapsody, un gruppo, una band che se chiudete gli occhi sembra di riavere oggi qui Freddie Mercury. E infine i Legnanesi, che questa volta la faranno grossa, sempre nostri ospiti graditissimi. Verrà inaugurato qui alla Piastra un nuovo spazio. Di cosa si tratta? Si tratta di un centro di produzione artistica aperta, è un nuovo progetto che nasce grazie ai finanziamenti di Cariplo nel bando Spazi in Trasformazione. È un progetto sul quale stiamo investendo per dare continuità alla rigenerazione urbana e sociale già partita anni fa nel quartiere Piastra. Ed è un centro fondamentalmente che raccoglierà arti figurative, soprattutto performative, legate quindi alla danza, al teatro, alla musica, e nel quale si cercherà di proporre a tutta la popolazione, non solo quella che vive in quartiere, ma anche la popolazione sondriese in generale, i limitrofi, un'offerta culturale principalmente, ma con un filone anche sociale, nel quale promuovere arti e spettacolo. Le proposte che verranno fatte lungo tutto il corso del 2024 saranno proposte legate a diversi target d'età, quindi dai bambini molto piccoli nella fascia della scuola primaria fino ad arrivare agli anziani, quindi coprirà tutti i target. Chi è coinvolto in questo progetto? Ente capofila del progetto è Solco Sondrio, il consorzio di cooperative sociali, che lavora però in stretta connessione con dei partner artistici, sociali e culturali, quali per esempio la Nuova Accademia della Musica Antonio La Motta, che ha sede proprio qui in quartiere, ma anche l'Agam e Ora, le residenze aerobiche di Piateda, ancora Spartiacque per quanto riguarda il teatro, e Cooperativa Forme. Attorno a questi partner si riuniscono poi altri fornitori, come per esempio Agenzia per la Pace e in particolare l'attività di scartoria portata avanti sempre più qui in quartiere. Poi abbiamo Cooperativa Lotta contro l'Emarginazione Sociale e l'associazione ODV Gabbiano. Tutto questo è possibile anche grazie al Comune di Sondrio, ovviamente, che è partner in questo progetto Centro di Produzione Artistica Aperta finanziato da Cariplo e che sostiene le azioni sviluppate all'interno del quartiere, diventando anche presenza fondamentale in termini organizzativi e politici. Poi, a completamento di tutto questo assetto organizzativo, la cooperativa Grandangolo, che figura sempre come fornitore, di cui io faccio parte. Sulla strada verso le Olimpiadi 2026, anche il Bitto e le Stelle, evento gourmet promosso dalla Fiorida di Mantello, ha voluto quest'anno segnare una tappa, adottando come temi i giochi di Milano Cortina, la sostenibilità, il territorio e i sapori. Un'occasione importante in questo percorso di avvicinamento, è anche un'occasione di stimolo per il territorio, di stimolo perché abbiamo la necessità di crescere. Le Olimpiadi sono e saranno un'occasione eccezionale, ma è giunto il momento degli investimenti. Serve investire intanto sulle risorse umane, sulle persone, sulle scuole, sull'educazione. Bisogna creare le condizioni perché anche nei giovani l'andare a lavorare nel settore turistico possa essere, deve essere un sogno e non deve essere un'utopia, quindi bisogna tornare a ricreare interesse.
per far questo c'è la necessità di individuare risorse pubbliche che accompagnate alle risorse private possano da una parte fare formazione ma dall'altra contribuire anche alla costruzione di nuove strutture ricettive, al rimodernamento di quelle attuali. Abbiamo la necessità di crescere, se non proviamo ad ambire ad avere un sogno, le Olimpiadi saranno un'occasione sprecata e quindi dobbiamo fare questo percorso insieme, la deve fare la parte dell'imprenditore, la deve fare il cittadino, la devono fare le istituzioni. Questa è la scommessa, però ora o mai più, perché altrimenti questo territorio non riuscirà ad ottenere i benefici che tanto ci auspichiamo, perché io credo che il turismo sia un'opportunità eccezionale, ma che ancora oggi non sfruttiamo a sufficienza e dobbiamo correre un po'. Però io credo che ce la possiamo fare. Bisogna avere delle proposte, delle idee, e se ci sono poi si potranno valutare. Il pubblico deve cercare di agevolare le iniziative del privato e noi lo facciamo in tutta la Lombardia, con tutte le categorie produttive, quindi lo faremo anche in questo caso. Ci devono essere delle richieste, delle proposte e si possono sicuramente valutare. Diciamo che la Regione cerca di creare le migliori condizioni di sviluppo. Certo, noi abbiamo una possibilità incredibile che sono le Olimpiadi, ma non è sufficiente sistemare le strade o le ferrovie, per le quali peraltro abbiamo già trovato i soldi e cominceranno i cantieri, ma bisogna creare proprio le condizioni di sviluppo, perché poi i servizi vengono generati dall'imprenditoria del posto e quindi è chiaro che anche per quanto riguarda gli alberghi, la ristorazione, l'accoglienza, in qualche modo dobbiamo trovare delle formule che possono aiutare gli imprenditori che andranno avanti a fare il loro lavoro, ma che devono essere aiutati. Quindi ci stiamo impegnando tutti per questo. Mi piace ricordare che le Olimpiadi sono un'occasione per la Lombardia, per il territorio della Valtellina, che dobbiamo vincere questa scommessa tutti insieme, pubblico e privato. Con questa presentazione parte una serie di incontri organizzati dal Comune. Partiamo con il primo incontro con l'autore, doveva essere ospitato in biblioteca, ma la biblioteca è ancora in ristrutturazione, per cui molto generosamente la Banca Popolare ci ha offerto la Sala Vesta per questo primo incontro con l'autore. Abbiamo con noi la scrittrice Laura Calosso. E anche il 28 di ottobre Bizocchi, che ci parlerà di Manzoni, del quale si celebra i 150 anni, sarà ospitato presso questa sala. E poi speriamo di poter di nuovo riaprire la nostra biblioteca rinnovata per poter poi proseguire con i nostri tradizionali incontri con gli autori. Bordighera Grand Hotel, un bellissimo romanzo, di cosa parla? Parla della colonia inglese che era a Bordighera. Bordighera è l'estremo ponente ligure, quindi quasi al confine con la Francia, e racconta la storia degli inglesi che dalla metà dell'Ottocento arrivano in Italia e fino agli anni 30 occupano quella zona con una sorta di vera e propria colonia, e la comunità inglese era di circa 3.000 persone a fronte di neanche 2.000 locali. Perché Grand Hotel? Grand Hotel perché gli inglesi arrivavano in questi grandissimi hotel della Riviera, che peraltro contribuivano anche a costruire. In particolare io racconto dell'hotel Angst, di questo Adolf Angst, che costruisce nel 1887 questa gigantesca struttura nota in tutta Europa, e arrivavano teste coronate, pittori, grande vita mondana, ma anche finanza, geopolitica, è un intreccio di tutto questo. Poi io in realtà racconto un episodio in particolare, è quello dell'arrivo della regina Vittoria, che prenota tutto l'hotel Angst a cavallo tra il 1899 e il 1900. A chi è rivolto questo romanzo? È rivolto a tutti quelli che vogliono capire qualche cosa della storia d'Italia, che è fatta di tanti dettagli poco conosciuti. Il tema della colonia inglese è un tema molto attuale, perché restano attuali i rapporti tra il Regno Unito e l'Italia, con implicazioni di ogni tipo, e secondo me può essere interessante sia per i giovani, per quelli meno giovani, che vogliono appunto recuperare qualche cosa di inedito che però fa parte del patrimonio culturale italiano.